dalla finestra di casa sua, dall'alto, vide sua madre appunto caricata su di una camionetta e distinto scese per strada per raggiungerla. Fu a sua volta catturato, messo su quella stessa camionetta ed è lì che sua madre, con un gesto tanto doloroso quanto intelligente e coraggioso, lo spinse via, rinnegandolo, dicendo: questo bambino non è mio, questo bambino non è ebreo, e di fatto decretò la sua salvezza. Cinque anni fa sono stato in gruppo in Polonia, ai campi di concentramento, e avevamo la guida, eravamo 50 persone. Siamo arrivati a Birkenau e venuto alla guida, chiamavamo la guida, e ha detto, dice: qui sono scesi gli ebrei di Roma del 16 ottobre. Io c'avevo vicino a me mia sorella, e lei mi ha detto, dice: qua è morta mamma. Là c'era un rabbino e ha detto un salmo per mia madre. Emanuele Di Porto è uno degli ultimi testimoni di quello che accadde qui il 16 ottobre del 1943. Diffondere la sua storia è di particolare importanza perché ci consente di passare il testimone alla nuova generazione, che possano conoscere questa storia, farla propria e a loro volta trasmetterla, perché purtroppo di testimoni di qui ai prossimi anni non ce ne saranno più. Io non me ne volevo andare, io me ne sono andato per far contento giusto mia madre, perché io volevo stare con mia madre. Io l'ho raccontato per 70 anni questa storia mia, nessuno ci ha dato mai importanza, compreso me. Io ho pensato di aver fatto una ragazzata.